Ciao, benvenuti in un nuovo video o bentornati se siete, no, cioè, se siete già iscritti. Oggi faccio una challenge e attraverso un altro video, però ho pensato di farlo dopo, dove essere anche un altro, non ci sono riuscita. Quindi faccio questa frozen challenge, cioè metti i zucchini nel congelatore e puoi truccarsi. Io l'ho fatta in giornata non troppo calda e in più ho messo anche i pennelli con tutto qua. E la scatola è fredda, ma dici, però col caldo che fa, per quanto sia fresco, fuori si sta scaldando, dentro fa ancora freddo. Appoggiandola fa fredda, è fredda. Quindi c'è tutto dentro. Io ho messo una scatola per proteggerlo. Quindi mi tolgo il cappello, direi. E quindi ci sono tutti anche i pennelli. Oh, sono freddi. Non so se non attate, ma hanno. Aspetta, vediamo se. Vedete, non so se ho tanta la patina ghiacciata sopra e sono gelidi. No, sul serio, sono gelidi. Ah, che bello! Nuovo passatempo, me li tengo addosso. Ecco come mi riscaldo quest'estate. Faccio il mio cono. Quindi ho messo tutto. Visto che la prima visione trovo, ho messo questa, che in realtà è da Snap, servirebbe per tenere l'abbronzatura, che non ho. Non mi sembra tanto fredda, anche se è la cosa più in basso. Qui metterò la prima cosa, ovviamente quello e il mio. Ok, sono ghiacciati. E il primer di pupa. Quindi questo lo metto qua. Non ho acceso nessuna luce per non rischiare di scaldare i trucchi. Poi proviamo, l'apriamo. Ok, mettiamo un po'. No, non è cambiata. Quindi quella è la Snap. Ah, è fresca. L'unica cosa che cambia è la freschezza. Forse si sente un po' di più l'odore. In realtà non ho neanche io capito, forse è Ganoderma, credo, perché sì, del Ganoderma si sente un po' di più, in più mischiato alla camomilla adesso è buonissimo come odore, ok? Quindi non cambia consistenza, in effetti però ci hanno detto per le creme, i trucchi e i profumi mettete un po' il frigo prima, metterli durano tutto il giorno, anche i profumi che di solito perdono odore, quindi fantastico, bello fresco, io cerco di essere più bassa ma non so cosa succede. Con gli occhi andiamo, mamma mia, col primer di pupa e lo specchio e c'è tutto. Ha tutta l'aria. Ok, il solito. E vediamo anche quello accanto. Entrambi sono pochissimo lì. C'è anche tu. Pure il lip gloss è fichissimo. Ok, quello con questo un po' più scuro. Ok, scaldandolo col dito si schiarisce. Lo vado a mettere su tutto l'occhio. Che io. Ok, dovrei prendere uno specchio qua vicino, quindi terrò questo. Non ho messo una cosa che è la spugnetta, ma in realtà non so neanche dove si trova in questo momento. Ah, è qua. Non l'avevo vista, quindi non l'ho messa in frigo, in freezer perché non la trovavo più. Quella davanti ai miei occhi, come sempre. Ok, questo io lo pulisco. Ok, per gli ombretti io ho messo una sola palette, che è questa, marroncina, che a te per dargli luminosità userò il coso. Ok, non mi sembra cambiato niente. Ora scrivono pure un po' di più. Quindi vado a prendere il pennello, cercandolo qui in mezzo. Oh, che belli. I pennelli, che essendo col più alto, mi si sono scaldati di più, cioè rinfrescati di più. Quindi vado a mettere la base, faccio un trucco scuro, quindi questo sul rosso. E vado a usare come specchio questo della Pup Art, che si sta di nuovo ghiacciando. Non so se vedete, che mi si è bloccata la telecamera. Adesso tecnicamente dovrebbe essere anche un po' più alta perché ci ho aggiunto uno spessore. Quindi stavo mettendo l'ombretto, quindi si è bloccato perché aveva finito la memoria. Sto usando un sacco di specchi, lascio qua sotto un po' più chiaro senza andare a scurire niente, perché poi andrò a mettere un'altra cosa che in realtà non so neanche anch'io ancora cosa, ma va benissimo così, quindi cerco di farlo uguale, quindi arrivando fino a qui. Ok, tieno uguale. Poi con un pennellino un goccio più piccolo, dove è finito, porca miseria, questo qui, questo è un po' meno freddo,
Cavolo, mi è accesa la luce il telefono, mi sta ammazzando. Vado con questo più scuro. Il mio telefono ha deciso che devo mostrare di più, quindi ho deciso di scoprirsi. Ok, lo scurisco solo un po' all'angolo per dare più profondità all'occhio e più lunghezza e farmi già un po' la linea che l'eyeliner dovrà seguire. Quindi cerco a far così, quindi sì, più o meno più o meno la stessa linea. Quindi fatto questo, vado a prendere un attimo l'illuminante, il Glow Illumination di Marquise, It Color Workshop, che sta freddo, e usi il colore Helen Enchantment, che è questo più scuro, e con un pennellino, questo, vado a prenderlo. Ecco, vediamo, vedo che questo con l'unicorno ha però perso quasi tutti i brillantini, quello rosa col diamante più o meno. Questi due sono quelli che li hanno tenuti di più. Quindi, tanto non li usavo quasi mai, soprattutto quelli chiari, perché io uso praticamente solo quello di Kiko, perché li stradoro. E mi sto sempre in borsa, questo portale in borsa è la Gura 15-18. Quindi vado, metto gli entrambi sulla parte centrale della palpebra. Ok, lo chiudo per ora, non è tanto freddo questo testamento. Vado a prendere, ah, ecco il fondotinta, questo è freddo, e mettendolo un po' sulla mano, vediamo, ecco, non riesce, ok, è uscito, ah, è freddissimo, e l'ha fatto all'inizio un po' fatica perché è caldo, cioè è freddo. Prendo la spugnetta, è un po' freddo, giusto un pochino, si è un po' credo sciolto tipo, e vado a metterlo. Ok, adesso sembra chiaro, dovrò scurirlo perché mi sono abbronzata, ma io d'estate di solito non uso fondotinta, quindi lo sto mettendo proprio solo per la challenge. E poi alla fine te lo sto trucco, perché alla sera mia madre, oggi viene una persona per fare un corso, andiamo a mangiare delle patatine in un pub, quindi yeah! Vado, l'ho truccata così. Ok, sto togliendo lo stacco colore, tantissimo più scura, quindi ovviamente mi sono messo anche sulle orecchie, se no vedete lo stacco. E questo è il problema dell'estate, che se ti abbronzi è il fondotinta che usi d'inverno è difficilissimo. Infatti ne avevo comprato uno un po' più scuro, molto che ho notato che la colorazione fosse addirittura troppo scura. Ho deciso di metterlo nel mio primo giveaway, che sarà il raggiungimento dei 100 seguaci. Sono un po' quasi aline, via che è molto 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 sciolto e mi sto un po' coprendo anche le sopracciglia. Vabbè, devo schiarirle dappertutto, se no poi sembro una malata terminale solo sul viso. Ok, dopo guardo allo specchio. Forse mi sto accorgendo adesso. Ah no, non niente. È vero, non ho messo la cipria bianca, però ho messo. Non userò quella, se no sembra troppo troppo chiara. Poi vado su, manca un po' sul collo. Sembra sempre meno malato terminale. Sull'orecchio, ecco l'orecchino. Mi sono centrata subito. Quello l'ho colorato. Vedete, poi l'orecchio che il viso. Alla fine l'orecchio fa parte del viso. Ecco, così sembra un po' più un colore decente. Fa un po' ridere vedermi con le orecchie bianche. Non farebbe più ridere vedermi con le orecchie strarosa rispetto al trucco. Ok, ho anche bene i bordi, che con i miei capelli lunghi non si riesce. Vado un po' giù, anche se non ho tanto décolleté aperto. Ok, vado a pulire un po'. Poi prendo il correttore, che ho messo questo qua di Revolution, no, Revolution Rimmel London, che ok, quasi finito, che l'ho usato nel video precedente, chi non l'ha visto, la sfida contro mio fratello chi fa lo slime. Ecco, puliamo il pennello, magari che mi sono scordata.
Questo colore è più scuro rispetto a fondotinta. Ok, faccio vedere con la pelle così chiara e braccia scure. Prendendo il fondotinta con un pennellino, vado giusto un po' a sistemare il minimo di occhiaie che ho, che non si nota neanche sopra. Ecco, sto notando che in Frizzle ha perso la sua colorazione. Infatti non serve a niente, cioè è diventato agrumi. E guardate, togli il fondotinta. Quindi questo congelato perde tutte le sue potenzialità. Quindi non va bene. Poi intanto, ovviamente questo tipo l'ho usato, che so che non lo utilizzavo più, quindi non mi serve a niente. Quindi vado per mettere la cipria. Io uso questa Gesso Rocher, che in realtà serve due Puzzle Soleil Angel, e usa la parte più scura, cioè la parte più chiara, per fare tutta la cipria. Che il fondotinta, vediamo. Ok, non so se ha perso colorazione, però in effetti no, ok no, in effetti se vado a ricordare non è molto colorata, no, vedete non ha, questo fondotinta non ha molto colore, ma alla fine non è molto colorata già di sua, quindi non cambia niente. Io sto pensando tra poco di mettermi una cipria fatta in casa da me, ma mi serve per una sfida, l'ho già usata una volta e non dovevo tecnicamente. Che non so ancora quando farò uscito io, perché non sono ancora riuscita a creare di illuminante un altro prodotto. Quindi non, finché non li ho tutti, tutti, tutti fatti in casa, io senza illuminante non vivo, non lo farò sto video. Ok, fatto questo, sempre con questa perla, vado a prendere per la parte scura. Vedete, non mi ha scurito molto, però sembra già più naturale. E vado a fare questa linea. Quello che ho di questo è che ti fa una linea molto molto naturale e non si ricolora, a meno che non ne metti 200 kg. Vedete, non si vede, però il profilo sì. Qua si vede davvero poco nel video per la luce, ma nella realtà niente. Però così, quindi fantastico. Poi il fad ho messo, ah giusto, mi sono scordata il mascara, genio. Ho messo questo della Beauty Cycle, mi sono dimenticata giustamente il mascara perché sono un genio. Vediamo, sì, più o meno prende qua, sì, più o meno prende. Meglio sotto, in realtà si può vedere, ma non era già fantastico, molto fantastico prima, però dai, non è tanto male. Soprattutto perché lo sto mettendo da cani, ma vabbè, ok, non si vede molto soprattutto da questa parte, ecco, ora si vede di più. Però non è male, ma l'unica cosa è che è fresco, molto fresco. Per il fad, sto dicendo, ho messo questo della rosa della Marquise, mi sembra. Sì, Marquise. Con questa pennella puntina, che tecnicamente non andrebbe usato per il fad, me lo uso perché metti meno. Sì, più o meno. Nei video si vede sempre meglio che nella realtà, anche tranne quando voglio far vedere una cosa, se voglio far vedere una cosa non si vede. Infatti, nella realtà, nel video sembra quasi, cioè si vede che è abbastanza finto, nella realtà sembra molto naturale. Quindi io direi che, aspetta, cerco di farvi vedere, sennò così il suo colore ha perso un po' di pigmento per via del freddo. Bene. Au. Poi l'illuminante, non prendendo la stessa palette, visto che
l'orologio è andato, io uso l'unicorno, che di solito è quello che non uso. Quello che non mi piace invece è questo, che appena lo tocchi si polverizza. Ok, dai, direi che illumina ancora molto, non male. C'è una mosca che è venuta a farmi visita, bene. No, illumina, dai, molto molto carino. Sarei molto più nel filmato, ma perché ho la luce puntata addosso del telefono. Ok, vediamo di nuovo, questo vi voglio far vedere. Guardate che bei riflessi, e sul dito si vede tantissimo. Questo è un falso pigmento, il Gustin Glare. Quindi così, poi manca solo, vabbè, l'eyeliner volevo metterlo, però non ne sono sicura. Quindi visto che intanto non sto andando a step, perché vedo quello che mi pende. Ok, è un po' freddino. No, mi sembra normale il liquido. Io mai ho provato quello della Snap con il pennellino rigido e lo adoro, quindi devo abituarmi a questo. Ok, l'ho fatta la linea, sì, più o meno. Se lo voglio anche chiamare linea, però vabbè, c'è. Diciamo che c'è fuori, ecco, dentro non c'è minimamente. Secondo me sono troppo abituata a quella della Snap. Ecco, adesso è fin troppo scuro. Vabbè, accentiamolo così, Con tutti i suoi difetti, poveretto. Tanto so già che sulla Curl Zucca e va. Sì, dai, voi siete molto molto buoni e lo accettate così. È fresco. L'ho messo da cani. Ecco, mi sono pure macchiata. Una parte diversa dall'altra, direi che non è cambiato niente. È uguale, solo un po' più freddo. Per le labbra, finalmente, io ho messo due prodotti. Due colori diversi, giustamente. Tanto non li uso né uno né l'altro. Questo è quello di Herbalife, sì. Vecchio, come non il cuco di più, il cucù di più. Con un pennello vado a prenderlo, vediamo. Prendiamo prima con le dita a vedere se colora. Sì, colora ancora più o meno. È tipo un marroncino violato. Sulle labbra non mi sembra colorare molto. Ok, ora sì. Visto che tempo vola, voi non vedete? Ecco, così colora di più. Soltanto che senza punte, piattissimo. Altrimenti il video uscirà domenica mattina. Non per altro che sono a mio padre e ho sotto il suo internet. Ok, non so se stanno le body, ma intanto, essendo che andremo verso le 10, poi via, questo ormai sarà già bello che è andato. Visto che io mangio il pomeriggio e pranzo alto, poi vado a prendere questo di Benecos Natural Shampoo. Io non altro di Benecos, non mi ricordavo che fosse Benecos Natural Lip Gloss, mi sto sporcando tutta. Anche questo vecchio come il cucù. Ok, giusto, vediamo se colora. Sì, dai, colora, è fastidioso uguale. Perché non mi piacciono questi. Uso solo per dare lucentezza. E voilà. Questo è un trucco fatto con i trucchi refrigerati. È andato abbastanza bene. Quindi se vi è piaciuto mettete un mi piace. Iscrivetevi al canale ricordandovi di attivare la campanellina. Così che YouTube vi avvisi tutti i video che esco. E che sì, che esco. Sì, vabbè, che condivido. E condividete il video ai vostri amici. Ciao!